Salve, qui siamo al famoso dilemma, regali sì o regali no? Allora, vediamo. Chiaro che sono tutte cose che vanno gestite con molta attenzione, perché è un argomento, se vogliamo, un po' scivoloso. Allora, chiaro che quando fate un regalo ad una semplice amica, lo fate così. È un gesto di amicizia che non ha, diciamo, secondi fini. Ecco, quando fate il regalo a una persona che vi interessa, tenete presente che, insomma, non è il regalo che deve servire a suscitare l'interesse della persona, anzi, direi che Dio ve ne scampi liberi, perché se una persona si interessa a voi per i regali che le fate, già qui stiamo andando su un piano un pelino inquietante. Ecco, e tenete presente chiaramente che bisogna che la persona abbia dimostrato un minimo di interesse nei vostri riguardi, perché, come detto, non è che col regalo voi ottenete il risultato. Il regalo è una cosettina in più per dimostrare il vostro interesse e la vostra simpatia per quella persona, però non è quello che deve determinare. Chiaramente, quando fate un regalo dovete stare anche lì, prendere bene le misure, nel senso che non dovete spendere troppo. Beh, se fate un regalo troppo impegnativo, magari quella potrebbe un attimo, se la situazione è ancora acerba, potrebbe un attimo spaventarsi. Viceversa, se regalate proprio una cosa da spendere poco e farti la figura dei tirchi, anche quello non è che sia proprio il massimo. Oh, poi un'altra cosa, evitare a tutti i costi gli anelli di qualunque genere, perché l'anello è sempre un qualcosa così che implica, e appunto, se la situazione non è ancora matura, si rischia anche lì di creare imbarazzo. Poi un'altra cosa, state attenti se la persona non la conoscete proprio benissimo, state attenti a non regalare cose troppo personali, tipo libri, dischi o profumi, tutte cose che sono molto personali e che, se sbagliate il regalo, poi rischia di prendere la polvere per l'eternità. E tante volte, ecco, un altro discorso qual è? Magari conta di più un regalo azzeccato, cioè che veramente sapete, ma lì bisogna andare a colpo sicuro, veramente sapete che alla persona piace, piuttosto che un regalo magari che è costoso, ma di cui a lei non gliene frega niente. Quindi, diciamo, il regalo è una cosa che, ricordatevi, può aiutare, ma ovviamente non basta. E come detto prima, state attenti anche a quelle che cominciano a spremervi regali e poi non senza poi arrivare da nessuna parte. Salute.